Mi fa piacere che lei dia per scontato che questo personaggio è un cameraman. L'ha detto Michela, ripeto, a parte devo dire anche, penso che su questo, a parte che i personaggi che sono più lontani da noi, paradossalmente sono più facili da interpretare, devo ammetterlo con una certa, diciamo, anche non mi fa piacere perché mi farebbe piacere dire che non è stato difficilissimo, è più complicato interpretare i personaggi che ci assomigliano, perché in qualche modo ci costringono a raccontare ciò che siamo, che è la cosa proprio più difficile, per cui diciamo, riusciamo poi anche ad essere più obiettivi quando un personaggio lo vediamo stando lì più distanti in qualche modo, e quindi quando un personaggio non ci assomiglia, in qualche modo riusciamo ad aggredirlo meglio. E poi comunque in quel modo che le dicevo prima, scavando, il mestiere dell'attore è un mestiere di scavo, scavando dentro di me e provando a trovare tutte le giustificazioni, cioè gli attori, gli americani dicono le motivation, gli attori americani cercano sempre le motivazioni, perché quel personaggio è così, e quindi cercando sempre di giustificarlo, cercando sempre di capire i suoi movimenti, i suoi passaggi alla luce delle sue necessità. Cioè Bruno a un certo punto è acclarato, è uno stronzo, però voglio dire, lui pensa anche alla sua vita, pensa anche che probabilmente questa donna lo farà precipitare nel vortice della sua famiglia, e lui è un uomo che ha la mia età, è un uomo, diciamo, che non ha tanto tempo per inventarsi una nuova vita, deve pensare a sé. Magari vuole un figlio, vuole cercare di mettere delle basi più solide, e quindi diciamo, lui che cosa fa? Cerca un'altra donna, ha paura dei mazzoni, pensa che non riuscirà mai a governarli, pensa che a un certo punto ci prova a cercare di correggere, quello è il suo errore, manipolando Desiree, ma poi pensa a sé e si butta dalla nave, perché quando la nave affonda tutti scappano, e quindi ho cercato di raccontare questo personaggio alla luce di queste sue necessità, giustificandolo, e poi alla fine ho fatto uno stronzo. Michela, posso diciamo la cosa, la domanda che è stata fatta è quello che ha detto prima, ha detto ora Sergio, anche tu quando lavori su un personaggio fai quest'opera quasi di scavo, quasi archeologo o archeologa di te stessa, no? Sì, cerco di intanto osservo le debolezze, perché la natura umana è piena di debolezze, quindi inizio a voler bene alle debolezze di quel personaggio, alle sue fragilità, ai lati, quelli un po' più, diciamo, le peculiarità un po' più storte, perché poi mi piacciono molto i personaggi quando, insomma, non sono dritti, quando in qualche modo riesco a trovare la strada poi durante il film, durante questo cammino, questa avventura. E ho fatto dei film dove i personaggi hanno fatto delle cose anche brutte, se penso al personaggio della Pazza Gioia, si butta dal ponte con suo figlio, e quindi in quel caso ho dovuto rendere giustizia a quel personaggio, facendo un lavoro proprio dove lei aveva paura di tutto, dove dovevo diventare buona, dovevo essere sensibilissima, tenerissima agli occhi dello spettatore, e comunque non gli puoi giustificare un infanticidio. Quindi spesso faccio questo lavoro perché mi capitano molto i personaggi che sbagliano, mi capitano sempre le donne sbagliate, e quindi devo fare quel lavoro. Grazie. Quel lavoro di dare una mano a questi personaggi a sbagliare meno, insomma, li devo un po' accudire, coccolare, cullare, e allora così agli occhi delle persone un po' sembrano più buoni. Certo, nel caso di Claudio è cresciuto sempre con questa mamma addosso, questa mamma l'ha sempre trattato come un neonato, e è lei che ha iniziato a somministrare farmaci per tenerselo a sé, così intanto lo indeboliva e così nutriva la sua morbosità, perché Floriana non ha niente, c'è cioè il deserto fuori Floriana, lei non ha un'occupazione, non ha un'amicizia.
se ci fate caso, io non ho messo amici. I mazzoni sono solo due, sono loro e basta. Quindi non hanno uno sguardo verso il mondo, non hanno uno sguardo verso il prossimo. Quindi cosa le rimaneva? Desiree era andata già via all'età di 18 anni, 16 anni, e rimaneva questo fiore uscito dall'asfalto, questo ragazzo bellissimo da tenere a sé. Intanto continuava a fare i selfie, i video a suo marito, che andava in giro nelle case di cura a cantare, e intanto in bottiglia di farmaci questo figlio per curarselo, per tenerselo lì, perché Floriana esce poco, è una che insomma sembrerebbe pure aver paura del fuori, dell'esterno, del mondo, del diverso. E il diverso ce l'ha in casa, perché l'ha creato lei con la sua malattia. Quindi per fortuna lui in qualche modo scappa, però comunque ha fatto un danno enorme, che ormai quel ragazzo è rovinato a vita.